Ragazzi, siamo al tramonto di questa bellissima giornata e ho deciso di spendere 280 euro. Come potrei spenderle? Potrei spenderle comprandomi un bel casco per andare in bicicletta, un bel ciclocomputer, un bel paio di scarpe, oppure potrei pagare una multa per aver pedalato in compagnia durante la fase 2. Ragazzi, il decreto parla chiaro, non si può ancora uscire in compagnia, non si può ancora uscire in bicicletta in gruppo. Se si esce in bicicletta dobbiamo farlo semplicemente da soli, perché questo è quello che prevede il decreto numero 26 del Presidente del Consiglio. Per la fase 2, ovviamente. Perché questo? Perché l'epidemia non è ancora finita, il contagio non è ancora finito e dobbiamo stare attenti, dobbiamo cioè preservare la nostra sicurezza e quella degli altri. Questo infatti è quello che è successo a due ciclisti di Bobbio, in provincia di Piacenza, che sono stati multati entrambi di 280 euro perché pedalavano in bicicletta senza rispettare la famosa distanza di 2 metri. Si può discutere che questa decisione sia giusta o sbagliata, ma tant'è ragazzi che questa è legge e oggi dobbiamo purtroppo rispettare la legge per salvaguardare la nostra sicurezza e quella di chi ci sta vicino. Ok ragazzi, non la faccio troppo lunga perché non vuole essere un pippone, però mi raccomando ragazzi, se uscite in bicicletta fatelo da soli e soprattutto se uscite con altre persone rispettate le distanze di sicurezza che, come vi ho detto, sono di 2 metri. Ok raga, dai, per oggi è davvero tutto, buon allenamento, buon sabato, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!